Mazara incendio al mercato agroalimentare distrutto dalle fiamme il trenino turistico. Palermo concorso esterno in associazione mafiosa condannato l'ex senatore Antonio D'Alì. Trapani ruba un'auto approfittando della distrazione del proprietario arrestato dai carabinieri. Mazara trend in crescita dei contagi sul fronte del Covid e preoccupazione in città. Mazara interrogativi e dubbi dopo la revoca del finanziamento per Ecomar Invest. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Lo avete sentito nei titoli, un incendio ha distrutto la scorsa notte il trenino turistico a Mazara. Il mezzo si trovava nel mercato agroalimentare, i particolari nel servizio. Un incendio è scoppiato la notte scorsa all'interno del mercato agroalimentare di Mazara del Vallo in zona Portonuovo. Le fiamme si sono sviluppate attorno all'una ed hanno danneggiato il trenino elettrico che da un paio di settimane veniva utilizzato in città come servizio turistico. Il mezzo, preso in affitto dal comune, veniva custodito di notte infatti all'interno della grande struttura. E sono in corso lì accertamenti per capire il motivo dell'incendio. Tra le ipotesi in campo, un cortocircuito innescatosi durante la carica del trenino. Trenino che è andato praticamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento, la polizia e gli agenti del locale comando di polizia municipale. I locali di una parte del mercato agroalimentare che custodivano il mezzo hanno subito danni anch'essi in fase di verifica. Questa mattina si è recato sul posto per un sopralluogo anche il dirigente del settore servizi alla città e alle imprese Maurizio Falzone. Il trenino elettrico gommato da 44 posti, noleggiato dall'amministrazione comunale e dall'impresa Dotto SRL per un periodo di 3 mesi per integrare il servizio di trasporto pubblico da centro verso le zone balneari cittadine, è affidato in gestione all'autoservizio La Siberiana di Mazara del Vallo. Condannato a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, l'ex senatore trapanese Antonio D'Alì. Sentiamo. La Corte d'Appello di Palermo ieri ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex senatore trapanese di Forza Italia ed ex sottosegretario all'interno Antonio D'Alì, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo d'appello bis celebrato dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che a settembre del 2016 aveva assolto l'ex politico per le contestazioni successive al 1994 e dichiarati prescritti i reati a lui contestati nel periodo antecedente a quella data. In particolare, D'Alì era accusato di aver contribuito al sostegno e al rafforzamento di Cosa Nostra, mettendo a disposizione del boss le proprie risorse economiche e successivamente il proprio ruolo istituzionale di senatore della Repubblica e di sottosegretario di Stato. Per i pubblici ministeri che avevano chiesto la condanna a 7 anni e 4 mesi, l'ex senatore ed ex presidente della provincia di Trapani avrebbe avuto rapporti con le cosche e con esponenti di spicco dell'organizzazione come il superlatitante Matteo Messina Denaro, Vincenzo Virga e Francesco Pace sin dai primi anni 90 ed avrebbe cercato l'appoggio elettorale delle famiglie. Il politico avrebbe poi, sempre secondo l'accusa, svolto un ruolo fondamentale nella gestione degli appalti più importanti ed opere pubbliche, dal porto di Castellammare del Golfo agli interventi per la Merckx. Dei presunti collegamenti di D'Alì con le cosche hanno parlato vari pentiti, tra cui Antonino Gioffè, Antonio Sinacori, Francesco Campanella e da ultimo Don Ninni Treppiedi e Antonino Birrittella. La Corte d'Appello ha anche condannato l'ex senatore a risarcire le associazioni antimafia costituite parti civili e lo ha dichiarato interdetto dai pubblici uffici per 3 anni. Furto di un'automobile in un lavaggio self-service a Trapani, i carabinieri hanno arrestato un 43enne in servizio. I carabinieri di Trapani, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 43enne pregiudicato ungherese in Italia senza fissa dimora con l'accusa di furto aggravato. A seguito della denuncia del furto del mezzo da parte del proprietario, i carabinieri hanno avviato le indagini per trovare l'auto. I militari, nel corso del servizio, hanno notato un'autovettura corrispondente alla descrizione fornita e hanno iniziato a seguire il mezzo a distanza. Nel momento
momento ritenuto più opportuno, giunti nei pressi di Contrademilo, i carabinieri hanno bloccato la corsa dell'auto alla cui guida si trovava il 43enne ungherese. L'auto era stata rubata nei pressi di un autolavaggio self-service. Il 43enne, notando che le chiavi erano ancora inserite nel quadro d'accensione e che il proprietario non era nelle vicinanze, si è introdotto nell'abitacolo allontanandosi indisturbato con il mezzo. Per l'uomo quindi è scattato l'arresto. Nel corso della successiva udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha sottoposto l'uomo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. La parlamentare alcamese Valentina Palmeri, dopo attenta valutazione, ha deciso di passare al gruppo misto e continuare a portare avanti come Verdi, Europa Verde, le battaglie di sempre, la difesa dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, nonostante il lungo percorso condiviso con i miei colleghi, per i quali ho sempre nutrito e nutro stima ed affetto, dichiara la Palmeri, ritengo che la mia scelta sia obbligata. Intendo continuare un percorso con quanti finora hanno condiviso punti e obiettivi di vero cambiamento per la Sicilia, proseguita ancora la deputata regionale. Auguri di buon lavoro sono stati espressi dall'assessore regionale alle attività produttive Turano al neopresidente di Sicindustria Trapani Pellegrino. La delegazione trapanese di Sicindustria vede nei suoi rinnovati vertici imprenditori stimati e di successo. Al neopresidente Vito Pellegrino, al suo vice Filippo Amodeo e a tutto il nuovo consiglio di delegazione il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che insieme sulla scorta positivi anni di collaborazione con Gregory Buongiorno sapremo dare le risposte giuste a un territorio con tante aspettative di crescita e sviluppo. Questo è il commento dell'assessore regionale Mimmo Turano relativamente all'elezione dei nuovi vertici di Sicindustria Trapani. Il Comune di Trapani, insieme ad altri comuni della Sicilia, ha ricevuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale una donazione di 100.000 euro in buoni pasto da destinare alle persone in difficoltà a seguito della crisi economica derivante dalla pandemia Covid. La Fondazione è presieduta dal professore Emanuele Emanuele. A Trapani, così come in altri 6 comuni della Sicilia, garantiremo infatti a fianco delle istituzioni locali dei pasti sicuri a singoli e a famiglie in difficoltà, nell'auspicio di poter in parte mitigare gli effetti devastanti che il collasso del sistema produttivo sta avendo sulla nostra società, ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida. Torniamo ora sulla vicenda della revoca del finanziamento di 590.000 euro a danno del comune di Mazara. Dalle carte c'è comunque qualcosa che non torna, sentiamo. Ha destato grande clamore a Mazara del Vallo la notizia trapelata nella giornata di ieri sulla revoca subita dal comune mazzarese di un finanziamento di 590.000 euro da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Finanziamento a suo tempo concesso in relazione al progetto Ecomar Invest è regolarmente notificato al comune mazzarese con lettera ufficiale dell'8 settembre 2020. Finanziamento però revocato con tanto di decreto dello stesso Ministero in virtù del fatto che da parte dell'Agenzia delle Entrate e sulle risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria si sarebbero riscontrate alcune violazioni a carico del Comune di Mazara del Vallo in riferimento a somme dovute a Riscossione Sicilia. Lo stesso ufficio relazioni internazionali per ben 2 volte, rispettivamente il 28 settembre 2020 e il 2 novembre 2020, invitava il Comune mazzarese a regolare la propria posizione debitoria. A tali richieste, l'ente comune di Mazara del Vallo in data 3 novembre 2020 rispondeva di avere provveduto a sanare la propria posizione debitoria. Tutto risolto quindi, manco per sogno,
poiché lo stesso ufficio relazioni internazionali è tornato ripetutamente alla carica, scrivendo e sottolineando più volte al Comune Nazarese che, stando ai successivi controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa Riscossione Sicilia, ultimi in ordine temporale lo scorso 25 maggio, quel debito risultava ancora non sanato e pertanto stop al finanziamento di 590.000 euro. Uno stop per il quale ieri è stato annunciato un ricorso a TAR da parte della pubblica amministrazione del sindaco Salvatore Quinci. Sin qui, in estrema sintesi, una vicenda sulla quale probabilmente molto ci sarà da discutere nelle prossime settimane e nei prossimi giorni, visto e considerato che tutto ruota attorno a due verità, quella del Ministero da una parte, che ha revocato il finanziamento, e quella del Comune dall'altra parte, che sostiene di essere a posto e che tutto dovrebbe essere chiarito con tale ricorso al TAR. Come finirà, difficile poterlo prevedere, anche perché, in fatto di date, lettere e documenti vari, non è facile potersi districare. Rimane comunque per il momento lo sconcerto che già da ieri ha provocato sui social commenti al vetriolo. Ed intanto lievitano vertiginosamente i costi di estate in zona blu, cioè la programmazione degli eventi estivi promossi dall'amministrazione comunale mazzarese, che in una nota di qualche settimana dietro attestava attorno a 70.000 euro la somma complessiva di spesa per le casse comunali. Sono di oggi infatti due delibere che aumentano la spesa di circa altri 33.000 euro, in particolare 25.000 euro destinati alla manifestazione Rock de Casbe, 8.543 euro con rilievo dal fondo di riserva destinati al festino di San Vito, probabilmente una cifra destinata a aumentare ancora nei prossimi giorni e probabilmente se ne potrà sapere di più a conclusione di tutte le manifestazioni estive. Pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la selezione dei progetti ammessi a finanziamento per un valore di 3 miliardi circa, 290 i progetti presentati, 271 quelli finanziati e tra questi il Comune di Trapani che con due progetti classificati al 92esimo e al 100esimo posto per un totale di 30 milioni ha ottenuto questo importante risultato, ha reso noto il sindaco Tranchida. Il programma attuerà una serie di interventi di rigenerazione urbana finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare mediante un programma di intervento che attribuisce all'edilizia sociale un ruolo prioritario. Torna a riunirsi questo pomeriggio alle ore 17 il Consiglio Comunale di Marsala nella sede istituzionale di Palazzo 7 Aprile in videoconferenza. All'ordine del giorno sono stati iscritti 20 punti, tra questi l'esame del regolamento per l'istituzione dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato, l'approvazione delle tariffe tarie anno 2021, l'esame d'approvazione del piano economico finanziario ed ancora il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, una mozione, 5 atti di indirizzo. Termina qui Digivallo News e ci vediamo tra qualche minuto con Digivallo, terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Si è conclusa solo con un grande spavento la gita in barca di quattro turisti nelle acque antistanti l'isola di Favignana grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del servizio navale a bordo del battello in dotazione nel corso di un servizio di pattugliamento marittimo. Nel transitare nei pressi della località Bue Marino ai carabinieri non è sfuggita la presenza di un piccolo gruppo di bagnanti a circa 100 metri dall'arrivo in evidente difficoltà. Le forti correnti marine stavano spingendo i malcapitati turisti lontano dalla loro barca, ancorata in quel tratto di mare, e non riuscivano a raggiungerla. Fortunatamente i carabinieri hanno raggiunto i turisti, ormai allo stremo delle forze, li hanno tratti in salvo, scongiurando più gravi conseguenze. Tutti sono in buone condizioni di salute.
Il Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ammesso a cofinanziamento il progetto denominato Ruralio Osservatorio Futuro Rurale presentato dal Comune di Petrosino. Il progetto, ideato e sviluppato da Periferica, si è classificato al quarto posto su 494 presentati a livello nazionale ed è uno dei 35 finanziati dal Dipartimento. I fondi ottenuti dall'amministrazione guidata dal sindaco Gaspare Giacalone ammontano a 60.000 euro e verranno utilizzati per la realizzazione del progetto destinato ai giovani under 35 del territorio petrosileno. Il progetto, per un ammontare complessivo di 75.500 euro, verrà realizzato in partnership con la società cooperativa Foco e la società cooperativa Periferica. Nel dettaglio, il progetto si pone come obiettivo la realizzazione di una nuova piattaforma fisica e digitale per il futuro rurale di Petrosino. È prevista la nascita di un osservatorio permanente, lo svolgimento di un programma di formazione al fine di creare nuove opportunità lavorative per i giovani del territorio. Nel progetto verranno coinvolti circa 100 ragazzi e ragazze. Parliamo adesso di emergenza Covid, il caso Mazzara, la nuova ondata di contagi, il confronto dei dati nel nostro servizio. C'è un po' di preoccupazione a Mazzara del Vallo per la nuova ondata di contagiati dal coronavirus, anche se, va detto, dal punto di vista sanitario e dei ricoveri la situazione sembra essere sotto controllo. Però i numeri sono numeri e questi danno l'idea di come la città del Satiro sia nel pieno di una nuova ondata. Secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani, ieri a Mazzara si contavano ben 123 positivi, il giorno prima erano 116. Due giorni prima 101, segno che c'è un trend in crescita. La città del Satiro, almeno fino a ieri, era il comune trapanese con il più alto numero di contagiati, 123 su un totale di 373 in tutta la provincia, in pratica uno su tre. L'anno scorso, di questi tempi, i positivi a Mazzara erano 1-2. Tutt'altra musica. Un numero così alto di contagiati in città non si verificava da mesi, esattamente dal 17 febbraio scorso, quando i positivi erano 155. In quel periodo, però, il trend era in calo. Una diminuzione costante di positivi andava avanti fino al 16 aprile, giorno in cui i positivi erano appena 6. Poi, dopo una fase di stallo durata fino al 7 maggio, sempre con 6 cittadini positivi, i contagi in città hanno iniziato la risalita. 14 contagiati l'11 maggio, 44 contagiati il 19 maggio, 70 contagiati il 31 maggio e 80 contagiati il 1 giugno. Dopodiché si è registrata un'altra fase calante andata avanti fino al 15 giugno, giorno in cui i positivi erano 35. Dal giorno dopo, 16 giugno, è iniziata la nuova ondata che ancora oggi non si è arrestata. Si è passati dai 36 positivi di quel giorno ai 123 di ieri e i dati di oggi diranno se il trend continua oppure no. A Mazzara il numero più alto di attuali positivi si è registrato il 7 dicembre 2020 con ben 496 contagiati. Tornando alla situazione attuale, dei 123 casi al momento nessuno sembra essere riconducibile alla variante Delta del coronavirus, anche se ci sono alcuni approfondimenti e esami in corso su alcuni casi. Il Consiglio Comunale di Alcamo, presieduto da Baldo Mancuso, nella seduta del 19 luglio scorso ha approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020. Ed ora una nota di sport. La società del Mazzara Calcio ha raggiunto l'accordo con mister Michele Pappalardo, che farà il secondo al riconfermato mister Dino Marino per l'imminente partenza del campionato regionale di eccellenza 2021-2022. Michele Pappalardo la scorsa stagione è stato il vice di mister Vito Signorello nella Folgore. E con lo sport siamo arrivati al termine del telegiornale, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.